Ciao a tutti e pensiamoci bene. Oggi faccio un video che vuole essere il nuovo recordman del mio canale per il numero di dislike, perché vi dirò delle cose un po' brutali, molto sincere e penso sulla quale dovrete riflettere. Sto parlando soprattutto a voi, signori che siete stati colpiti dagli update di inizio febbraio 2017 di Google e che vi sentite vittime di una cospirazione. Ebbene, non lo siete. Vi dico la verità, io ho guardato tanti siti, mi hanno contattato in privato tante persone facendomi vedere tanti siti e non ho trovato nessun falso positivo. Già a prima vista capivo che c'erano grandi margini di miglioramento sotto tanti aspetti. Sono rimasto più colpito dal modo brutale con il quale questo algoritmo o un suo fratellino o chissà chi nello stesso periodo ha letteralmente ucciso le home page di alcuni siti togliendole dall'indice. È successo anche ad un sito di amici sul quale misi le mani anni fa e sinceramente non me lo sarei mai aspettato, una vera e propria penalizzazione, per fortuna nel mio caso è abbastanza rientrata, che però ho visto essere stata fatta anche nel contesto di un cambio radicale della natura della query, e qua ci vorrebbe un altro video da parlare. Come dicevo, penso che non ci siano stati dei grandi falsi positivi, ovvero delle vittime, gente colpita ingiustamente che aveva fatto tutto il possibile e creato il sito migliore possibile. Allora, vi faccio un po' di ragionamenti. Il primo è che nonostante voi ci abbiate messo tutto l'impegno del mondo, potreste aver sbagliato. Perché per esempio molti iniziano a creare contenuti che dicono essere molto utili, ma che però lo sono magari dal proprio punto di vista. Magari non avete curato il linguaggio adatto, magari non riuscite a comunicare i concetti con il vostro pubblico, che non vi premia con il comportamento, o magari Google ha rilevato che per quelle query è necessaria un'altra tipo di esperienza, come linguaggio, come mix dei media, cioè quante immagini, quanto testo. È tutto calcolato query per query. Google, non mi stancherò mai di dirlo, potete dire quello che volete, che non è possibile, che non sono così cattivi, ma accesso a una montagna di dati per le quali può sapere tantissime cose sul nostro comportamento, tantissime cose su una persona che ha digitato una certa query. Cosa si aspettavo? Cercare perlomeno di capirlo. Sono dati che sono sicuramente parziali, ma è l'entità che ne ha di più al mondo e sfrutta questo fatto per il proprio profitto. Perché comunque ricordiamoci sempre che Google fa i soldi quando i risultati di ricerca sono belli, sono interessanti per gli utenti e li soddisfano, perché sennò gli utenti vanno in un altro motore, cliccano sulle ads in un altro posto. E quindi loro non fanno più i bilioni di dollari. Mettetevi nella testa che c'è la necessità sempre più grande di andare a capire in profondità cosa la gente si aspetta query per query, studiare le classi di query e i fenomeni di ricerca, come diceva Altavilla in un bel intervento che dopo vi metto nei commenti. Ne ho parlato approfonditamente proprio nella newsletter che stavo scrivendo e mi è venuta voglia di fare questo video per parlarvi, per scuotervi. Non fate l'errore di pensare che Google è ingiusto. Può anche esserlo, ma voi dovete giocare alle sue regole, dovete muovervi e basta. Vi ha buttato giù. Cercate di risalire, migliorate ancora. Guardate quel sito togliendovi il paraocchi delle ore di lavoro e della voglia di arrivare che avete o della sensazione di essere arrivati. Non ci siete, ve lo dico. Nessuno è arrivato, nessuno ha fatto il sito migliore possibile. Potete ancora migliorare. E allora, invece di spendere tempo a piangere sul latte versato, fate qualcosa, smuovetevi, e mettetevi d'impegno, migliorate, iniziate a pensare a quello che Google sta strutturando negli ultimi tempi. Si parla di brand bias, spero di averlo pronunciato in modo corretto, ovvero che Google preferisce i brand, ma non è che preferisce i brand, semplicemente questi brand gli comunicano la propria autorevolezza a tutto tondo e hanno più strumenti e sinceramente più budget per farlo di voi, soprattutto sulle query più larghe, sulle scarpe non arriverete mai prima dei grossi shop. E allora, anche commercialmente non riuscirete mai a andargli testa a testa. Cazzo, scegliete una strada specifica, specializzatevi nella vita come nella SEO, è lì che potete veramente fare la differenza.
fatevi vedere. Non è un caso, per esempio, che io sia tornato super consulente SEO e altre chiavi quando ho iniziato a fare YouTube e a farmi vedere. Emanuele Vaccari è un'entità che viene nominata nei siti dove si parla di SEO, viene nominata in mezzo a nomi che hanno più autorità di me, viene accostata a questi nomi, è un brand nel suo piccolo che sta acquisendo autorevolezza. E questo è un meccanismo che andrà sempre di più a far parte delle cose che muovono Google. Ha ragione Giorgio Taverniti quando dice in un commento, in una discussione di Facebook che ho letto poco fa, che le Quality Rater Guidelines sono oro colato e parlano in italiano, non vi danno scorciatoie. E lo so, non è facile fare quello che vi dicono, ma è quello che Google vuole, e soprattutto sulle query strutturate dove non c'è solo spam e quindi si basa su quello, e dove girano dei soldi che sono quelle che interessano anche a voi, diciamocelo. E allora studiate gli intenti, andate sulle query, guardate le prime pagine, cosa viene detto, cosa viene fatto, cercate di capire qual è il mix, ma soprattutto non accodatevi facendo le stesse cose, ma superatelo, migliorate il paradigma. Lavorate sulla rilevanza, dovete essere rilevanti per questi intenti di ricerca. Lavorate anche sul linguaggio, ma anche solo sull'inflessione che date all'articolo. Dove la gente cerca speranza, cercate di dare speranza, naturalmente in modo sensato e logico, non di dire delle cazzate. Dove la gente vuole sfogare la propria rabbia sotto alcune casi di query informativi, esistono queste cose, cercate di farli sfogare. Davvero, non sono cazzate filosofiche, ma sono considerazioni reali e pratiche. Se voi fate queste cose, i risultati li vedrete. Io ogni update faccio la ola perché io queste cose le sento come il mio Vangelo e mi premia. È 2 anni e mezzo che mi vedo premiato. Ogni 6 mesi più o meno Google fa quality update come questo. Perché diciamocelo, a me non interessa esattamente cosa sta cercando questo update, ma è l'ennesimo update che premia la qualità riferita agli intenti di ricerca. La qualità non decidete voi qual è, la decide Google cercando di interpretare l'intento di ricerca dell'utente ed interpretare cosa può soddisfarlo. È quella la qualità. Certamente potete anche riuscire con molto molto impegno e tanta arguzia a cambiare completamente il paradigma di una query. Lo potete fare commercialmente, per esempio se le console di una volta in tutte le case era la Nintendo e mia madre diceva giocare al Nintendo anche se giocavo a una console di qualsiasi altra marca, adesso la PlayStation è la console per antonomasia, è il sinonimo di console che muove un certo intento di ricerca che probabilmente sulle SERP non ci sono, ma se la mia mamma va al supermercato a centrare la console cerca la PlayStation e lì si è creato un trend mostruoso e la console è diventata la PlayStation. Non mi sto molto spiegando secondo me, ma alcuni capiranno. E che mi faccio prendere, ragazzi, davvero datevi una mossa. Io ve lo dico così perché sembro stronzo quando lo dico su Facebook, ma magari se ve lo dico a voce lo capite che la mia è una rabbia entusiasta. C'è tantissima possibilità per voi che sentite di aver lavorato e che avete davvero lavorato tanto e che magari avete sbagliato, c'è tantissima possibilità di fare sempre meglio. Allora fatelo, andate lì e fatelo, basta piangere. Non siete vittime di un'ingiustizia. Dovete giocare al gioco di Google, perché è Google che detta le regole, fine, fatevene una ragione. Dovete imparare a guardare il vostro sito con obiettività e farvi un esame di coscienza, tutto qua. Dovete farlo, per forza, non c'è altra via. Se vi colpisce un update come questo, io la prima cosa che mi chiederei, come ho scritto nella newsletter, è: l'ho fatta arrabbiare Google o l'ho deluso? L'ho fatta arrabbiare perché ho forzato determinate cose, ho sovraottimizzato, ho fatto troppo link building di un certo tipo e quindi l'ho fatta incazzare? Posso porvi rimedio? Oppure magari semplicemente l'ho deluso perché io pensavo di essere tanto figo su questa query, ma in realtà non lo sono. E va bene, potete portarmi, ma no, su Analytics c'ho le visite, ma tanto c'ha ragione Google perché è lui che vi posiziona come vuole. E quindi cercate di capire qual è il problema, perché magari avete un testo troppo confuso, leggetevelo quel post di Giorgio, ci sono proprio delle considerazioni molto, diciamo, basilari, molto in italiano, ma che sono preziose, danno spunti di riflessione fichi. E niente,
mi devo calmare, vado a farmi una camomilla. Io aspetto i dislike, ma spero soprattutto di ricevere tanti commenti, anche incazzati, insultatemi, parliamone, discutiamone, condividetelo con i vostri amici, così mi insultano anche loro, ma fate commentare anche loro. E niente, se invece vi è piaciuto, un bel pollicione, sapete che mi fa sempre piacere. Ora torno a lavorare, a mandare sta newsletter, che è dalla prima settimana di gennaio che la devo mandare, anzi, scusate, utenti della newsletter, arriva. Ciao a tutti.